Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete visto dal titolo, sono qui con un video dove parlo un po' di più, insomma, di me e in generale di come sto vivendo questa situazione, come ho vissuto nei mesi precedenti e l'anno scorso la situazione del coronavirus, quindi del lockdown e di tutte queste cose qui, insomma. Io spero che questo video vi possa piacere, ma soprattutto magari che possa aiutare qualcuno di voi che magari non sta proprio benissimo in questa appunto situazione di adesso. E iniziamo subito. Partiamo innanzitutto dai lati positivi, secondo me, di questo coronavirus. Perché per me obiettivamente ci sono dei lati positivi e sono anche molto belli, nel senso che mi hanno fatto anche crescere tanto. Innanzitutto sicuramente ho imparato a distinguere gli amici veri da quelli un po' non amici, ecco. Quindi da quelle persone che magari non tengono a te come dicono o come facevano capire, insomma. Infatti in generale, no, io adesso sto parlando di adesso perché adesso è un periodo un po' più delicato, ecco, dove sto cercando un po' di capire alcune cose. Comunque, ah, tra l'altro scusatemi il casino lì, lo vedete sempre, però oggi credo sia un po' più visibile, non so perché. Ho imparato a distinguere gli amici da quelli che in realtà non erano miei amici. Non voglio fare nomi, assolutamente, però comunque... Per esempio c'è un mio amico che conosco da un sacco di tempo, che però nei mesi in cui eravamo in lockdown, quindi l'anno scorso e anche adesso in questo momento che praticamente non ci possiamo vedere perché comunque c'erano le scuole chiuse, c'erano perché domani torno in presenza, cioè non si è fatto sentire, come se io praticamente fossi morta. E quindi ecco, già lì ho capito alcune cose, poi vabbè, ce ne sono anche altri, quindi sicuramente questo mi ha aiutato. E come molte altre persone dicono, io non ho paura di rimanere da sola, cioè nel senso che io dico sempre meglio sola che mal accompagnata, quindi meglio sola che affiancata da amici che poi in realtà non sono davvero miei amici. Un altro lato positivo sicuramente è il fatto che ho riflettuto tanto su me stessa. Penso che, cioè, chiunque, come ho già detto nel video sull'autostima, chiunque per potersi rapportare meglio con gli altri debba in primis conoscere se stesso, conoscere le sue capacità, quello che gli piace, quello che non gli piace, anche per poi appunto potersi relazionare con le altre persone. Io in questo periodo, ma penso bene o male un po' tutti, ho avuto modo di riflettere tanto su me stessa e devo dire che, cioè, sono tornata ad amarmi un po' di più, ecco, forse quella cosa che avevo perso, perché comunque stando tanto a contatto con le altre persone, cioè io non sono una persona che, mi dispiace dirlo, pensa prima agli altri che a se stesso, ok? Perché io penso in primis devo star bene io. Quindi sicuramente il fatto di stare chiusa in casa o comunque di non andare a scuola, non avere rapporti con nessun altro se non insomma quelli della mia famiglia e alcuni pochi, alcune persone, ma veramente poche, al di fuori della mia famiglia, non ho praticamente visto nessuno e quindi questo mi ha aiutato tanto. Ho imparato a stare da sola e sto benissimo da E poi in sola. realtà forse la cosa un pochino più ovvia è il fatto che comunque ho passato tanto tempo con la mia famiglia e cioè per me sono le persone più importanti della mia vita, soprattutto mia mamma e mio papà e vabbè, in realtà tutti, cioè non è che posso fare una selezione, comunque sono le persone con cui passo anche la maggior parte del tempo perché li ho anche a casa, però comunque, cioè nel senso, ho passato tanto tempo con le persone che io amo e a cui voglio bene, e questa cosa per me è stra importante. E devo dire che comunque le cose sono migliorate anche in ambito scolastico. Io non so perché sto cavalletto va sempre giù, mi fa venire un nervoso. Comunque, sono migliorate anche per quanto riguarda la scuola, perché con le lezioni online, comunque le video lezioni, mi distraggo un sacco. Questo lo ammetto perché è ormai ovvia la cosa. Ed è anche ovvio il fatto che ci riempiono di verifiche e interrogazioni sia in DAD che in presenza, quindi cambia veramente poco. Però io, per esempio, non seguo le lezioni qui a casa, ma come ho sempre detto, le seguo nella fabbrica di famiglia, no? Quindi, comunque, ho la nonna, ho la mamma, ho lo zio, ho il nonno, cioè nel senso, tutte le persone lì. Quindi comunque durante la pausa esco, parlo un po' con loro, rido e scherzo, ma anche il rendimento scolastico, ok, sì, ammetto, magari qualche sbirciatina l'ho data, però
Poi ho capito che tanto prima o poi dovremo rientrare in presenza, prima o poi quegli argomenti lì verranno riverificati e soprattutto quegli argomenti lì i prof li danno già per appresi. Quindi se poi ti fanno una domanda e tu non sai, ce l'hai in quel posto. Quindi è molto meglio studiare perché tanto quelle cose lì le devi sapere, cioè nel senso non è che ci sono tante vie di uscita, anche se copi, cioè poi copiare in realtà non ti porta niente perché quelle cose lì le devi sapere che poi magari i prof te li chiedono in La cosa presenza. che mi ha aiutato tanto Oppure. questo periodo, è strano, perché in realtà, cioè praticamente da quando ci hanno chiuso l'ultima volta, da lì è cambiato tutto. Cioè queste cose qui le ho prese, sì, nel periodo in cui eravamo in lockdown, quindi in scaglionate, però soprattutto nell'ultimo mese barra 2 mesi. Ed è il fatto di fare sport, andare in palestra. È strana questa cosa, molto strana. E come ho detto, la mia palestra è aperta perché è un'attività a livello agonistico, ok? Siamo tutti agonisti, infatti abbiamo il certificato medico, abbiamo di tutto e di più. Quindi questi sport hanno permesso di restare aperti, in generale queste palestre hanno permesso di restare aperti. Quindi io ci vado comunque in palestra regolarmente il martedì e il giovedì. Quindi questa cosa mi ha aiutato veramente, veramente tanto. Perché? Eh no, il cane adesso no. Perché lo sport mi aiuta tanto, tanto, tanto a sfogarmi, mi fa sentire meglio e questa cosa in realtà l'ho sempre sottovalutata, ma sempre, sempre, sempre. E adesso che mi sento privilegiata, perché comunque molte persone non possono andare in palestra, molte palestre sono chiuse purtroppo, ho capito veramente l'importanza dello sport che faccio innanzitutto e di fare sport in generale. Quindi davvero, secondo me è stra importante, secondo me, ogni volta che si va a fare uno sport nuovo, si va in palestra, bisogna dare il massimo. E poi vabbè, io parlo per me ovviamente perché non posso parlare per gli altri, però comunque lo sport che faccio io è uno sport che ti mette al limite ogni sacrosanta volta che io vado. Quindi, appunto, ti spinge sempre a dare il massimo, ti spinge ad arrivare al limite e anche quando sei al limite a non mollare mai. Questo qua è praticamente il motto di non mollare mai, perché aiuta veramente tanto, sia la mente, perché comunque ti apre la mente e quando arrivi a casa sei molto più rilassato. Queste principalmente sono le cose che mi ha insegnato il periodo del coronavirus. Comunque, questo era il video. Io spero che vi sia piaciuto, che magari ha aiutato qualcuno, non lo so così per caso, che qualcuno che è comparso sul mio video. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!